Ciao a tutti, in questo video voglio fare una recensione di questo prodotto che è Ultimate Speed modello UPK10C1, che non è altro che un power bank con compressore. Lo consiglio a chi magari ha anche un monopattino, perché con questo ci gonfia le gomme bene. Ha due uscite USB da 5V, una da 1A e una da 2A. Ci potete ricaricare sia il cellulare che il tablet o qualsiasi altra cosa, anche videocamere, quello che volete. È ottimo perché ha all'interno un compressore. Il compressore arriva a un massimo di 3.5 bar, che sono più che sufficienti per gonfiare persino le gomme di un furgone, sia le gomme dei monopattini, biciclette e quant'altro. È dotato di una luce LED. Premendo il pulsante menu potete scegliere se visualizzare la pressione in PSI, kilopascal o bar. Con il tasto più e meno potrete decidere quale pressione utilizzare, va di 5 in 5. Oltretutto, essendo un power bank molto potente, sono 14A, potrete fare 3, 4, 5 avviamenti di un motore benzina non superiore ai 3000 cm3, 2000 cm3 per quanto riguarda un diesel. È dotato di un caricabatterie, è dotato di cavi di accensione per la batteria. Ecco l'unboxing di questo prodotto. Aprendo la scatola troverete un'ulteriore scatola con all'interno il tubo per gonfiare le gomme, telato e snodato, molto comodo, con la parte interna in ottone, il caricabatterie da 220 volt che eroga 4 ampere per 15 volt con il suo jack apposta. I cavi delle batterie, ottimi perché i cavi sono in silicone di ottima qualità. Le pinze un po' meno, ma comunque buone perché hanno la parte di contatto in rame. Troverete all'interno un manuale di istruzioni in italiano ed infine troverete il power bank. Questo è il tasto di accensione, questo è lo sportello per mettere i cavi batteria. La luce a intermittenza è normale, una volta collegata alla batteria le luci avranno diverse funzioni, quindi luce rossa se la batteria ha dei problemi, luce verde se è tutto ok, pronto a dare l'avviamento. Semplice da inserire, semplice da togliere. Il tappo è in silicone. Queste sono le due porte USB, questa è la porta da 1A, questa è la porta da 2A. Qui si ricarica la batteria con il caricabatterie fornito, basta inserirlo all'interno ed è pronto la ricarica. I tempi di ricarica sono circa 3 ore, 4 se davvero scarico, per quello che ho visto io. Qui sopra troverete una fila di LED, sono 4 di colore blu che indicano la carica della batteria. Per accenderlo basterà premere il pulsante di accensione. Questi sono i LED di carica, io l'ho già ricaricato. Si illuminerà anche il pressostato digitale. Dopo 20 secondi si spegne automaticamente se non avrete effettuato nessuna connessione o alcuna funzione. Non esiste spegnimento manuale, è tutto automatico, si spegne da solo dopo 20 secondi. Nella parte posteriore troverete un tappino, togliendo il tappino libererete la valvola dove collegare il tubo per gonfiare le gomme. È snodato, molto comodo, molto pratico. Il tubo per gonfiare i pneumatici con il compressore è lungo circa 34 cm. La parte interna è in ottone, è anche veloce e pratico da togliere e mettere. Finita questa operazione rimetterete il suo tappino per non far entrare sporcizia all'interno della valvola o del corpo del compressore. Per accendere il compressore basterà premere questo pulsante da 0 portarlo su 1. È abbastanza rumoroso. Pesa 1 kg e 75 grammi. Non è pesantissimo. Volendolo si può tenere in uno zaino. Questa è la luce LED, è abbastanza potente, basta tenere premuto il pulsante per accenderla.
un breve click per avere il lampeggio, un altro breve click per avere SOS, tenendolo premuto si spegne la luce LED. È molto carino. Nel vano posteriore troverete i tre adattatori per gonfiare le varie cose, tipo il pallone da calcio, il lettino, il materassino gonfiabile, eccetera. Basterà fare leva con l'unghia per aprire lo sportello. Molto comodo per non perderli e averli sempre a portata di mano. Questo è il modello UPK10C1. Ho visto in altri video in Germania, eccetera, che ce ne sono di vari modelli. Questo è l'ultimo a quanto ho visto io. Io l'ho comprato al Lidl per una cifra di 69 euro, che secondo me sono più che adeguate. Ho visto modelli precedenti di questo modello venduti a 89 euro in altri siti internet. Per 69 euro avrete un power bank che vi permetterà di ricaricare qualsiasi cosa via USB. Avrete una potente torcia LED che potrebbe aiutarvi in un momento di difficoltà. Avrete un compressore con pressostato digitale che vi gonfierà le gomme in qualsiasi situazione, molto comodo. Oltretutto, con i cavi di avviamento potrete far partire la vostra auto se la batteria vi rilascerà a piedi. Non è poco. Ricordatevi che i compressori che si trovano in giro, che costano 55 euro, non vi fanno partire la macchina, non hanno la torcia di emergenza. Le batterie a volte sono davvero poco durevoli, questi sono 14 ampere. Non troverete di meglio a 69 euro. Non ha molte differenze con i modelli precedenti, se non che questo, a posto di avere una batteria da 12 ampere, ce l'ha da 14 ampere, che fa una bella differenza. È fatto davvero bene, compatto, un po' pesante, ma compatto, insomma, le batterie pesano, se sono di qualità pesano, altrimenti no. Nella parte posteriore ci sono dei gommini molto morbidi che offrono un ottimo grip, non si muove una volta piazzato a terra, lo consiglio.